Joypad. Ciao gente e benvenuti ad un nuovo unbox di Joypad. Io sono Dave e in vostra compagnia voglio scoprire l'ultima succulentissima novità di Nintendo. Se siete dei fan delle costruzioni e del cartoncino, probabilmente avrete capito, anche perché è piuttosto evidente capirlo, che si parla di Labo. In realtà dei kit Labo. Esatto, li abbiamo ricevuti entrambi in versione europea e non vedo l'ora di cominciare ad assemblarli. Ma per prima cosa vediamo un po' di scoprire che cosa c'è in queste scatole. Magari iniziamo con questo qua che è il Variety Kit o Multi Kit e poi passeremo anche a questo che è il robot. Ma prima di andare ad aprire le scatole vorrei farvi vedere un po' come sono fatte, perché ci sono delle informazioni interessanti. Allora, qui davanti semplicemente ci sono tutti i vari modelli del Multi Kit. Sul fianco, estremamente interessante dal mio punto di vista, sono i tempi, perché Nintendo ha saggiamente deciso di inserire i tempi di costruzione per ogni modello. Quindi, per quanto riguarda il Multi Kit, 10 minuti per la macchinina radiocomandata, da 90 a 150 minuti per il gioco con la canna da pesca, da 120 a 180 minuti per la casetta tipo Tamagotchi, da 90 a 150 per la moto, da 150 a 210 per il piano e infiniti per quanto riguarda il Garage Toy Con. Mentre se andiamo rapidamente a dare uno sguardo al robot, quindi al RoboKit, c'è scritto da 180 a 240 minuti per montare questo modello. Sono tanti, ma so anche che sono cifre piuttosto realistiche, perché questi modelli, credete a me, non sono evidenti da montare. Ok, andiamo un po' a scoprire cosa c'è nella prima scatola con la nostra fida telecamera superiore. Allora, apriamo il Multi Kit, che si apre semplicemente, più o meno semplicemente così. Non li ho mai aperti, quindi non so esattamente cosa troverò. Allora, la prima cosa che troviamo, senza distruggere nulla, è questo, il software, perché ovviamente non si tratta solo di cartoncino, ma si tratta anche di software. Senza questo non andate da nessuna parte. Allora, c'è scritto Getting Started. Come cominciare? Allora, la prima cosa è, magari la leggo pure, estrarre il software. E fino a lì, ok. Poi, far partire il software. 3. Seguire le istruzioni. Esatto, perché Nintendo saggiamente, molto molto saggiamente, ha deciso di rendere la cosa il più semplice possibile, patto che riusciate a seguire delle istruzioni. Quindi basterà inserire questo nella console e poi vedere. Allora, vediamo un po'. All'interno troviamo anche degli anelli di gomma, questa plastica che dovrebbe essere riflettente agli infrarossi per i vari sensori dei Joy-Con, e questi cordini ed elastici che serviranno sicuramente per qualche modello. Andiamo avanti e tutto il resto sono tanti cartoncini, ognuno contraddistinto da un colore, come potete vedere, a dipendenza del modello. Questi qua blu, per esempio, sono quelli della canna da pesca, c'è un pesce, sono contraddistinti da A, poi c'è il B, c'è il C, D, E, mamma quanti sono, F, ok, cominciano a essere un po' tanti, F, ok, sono solo F per la canna da pesca, e si prosegue poi, andiamo avanti, con tutta una serie di altri cartoncini colorati per la casetta, per la moto e via dicendo. Insomma, il Multi Kit, che è comunque un bello scatolone,
contiene praticamente solo cartone e un software. Non che ci aspettassimo altro, perché in realtà la base di Labo è cartonato, quindi. Ma andiamo un po' a vedere cosa c'è anche nell'altra scatola, quella dedicata al robot. Eccola qua. Allora, giriamola un po' prima di aprirla. Ci sono tutte le funzioni: make, play, discover. O come ironizzava qualcuno, compra, distruggi, ricompra. E tutte le varie funzioni, tutti i vari minigiochi, perché spero sia più di un gioco unico, perché l'ho provato e non era la cosa più interessante e entusiasmante del mondo. Ma d'altra parte lo sappiamo che per quanto riguarda le costruzioni, il 90% del divertimento è effettivamente costruire i kit. Lo sanno molto bene i fan della Lego. Ok, apriamo anche questa. E senza nessuna sorpresa troviamo questo, che è marcato come Toy-Con 02, quindi il robottone, il software per giocare, le istruzioni, una nutritissima collezione di cavi e cinghie. Ebbene sì, il robot va messo sulle spalle, almeno in parte, come se fosse uno zaino, e tutto il resto, tutte queste stringhe, se vogliamo, perché sembrano piuttosto stringhe, queste andranno a formare tutti i vari tiranti di tutti, non proprio i sensori, ma delle maniglie che dovremo mettere alle mani e ai piedi per comandare questa macchina di morte. All'interno, ovviamente, nella scatola troviamo tanto. Tanto, 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 tanto. Mamma, ammazza, tantissimo cartone. Ah, c'è una sorpresa. Ok, questo si sta già smontando, la cosa mi dà un po' fastidio, ma non fa niente. Apriti. Il fatto è che con questi cartoncini è meglio essere. Wow. Ok. Ci sono dei fogli di carta, così, tutti piegati. Cioè, pretagliati da piegare. Sono tanti. Ok. Dicevo, bisogna stare un po' attenti con questo cartoncino per non piegarlo in modo errato. Almeno questa è la mia impressione. Bene, io direi che questo è tutto per quanto riguarda l'unbox del Nintendo Labo, del kit Multikit e del RoboKit. Non è molto interessante, lo ammetto, ma d'altra parte, avete mai provato ad aprire una scatola di Lego e trovare il contenuto interessante? Non lo è perché la magia sta quasi tutta nell'assemblaggio, nel divertimento che avremo sicuramente assemblando questi kit per svariate decine di ore. E tanto per una volta, devo dire che la sfida mi intriga moltissimo e non vedo l'ora di mettermi a giocare con cartoncini, colla vinilica e forbici dalla punta arrotondata. Ragazzi, se mi avete seguito fino a questo punto, io vi ringrazio. Ovviamente la nostra recensione dei kit Nintendo Labo arriverà su joypad.ch come buona consuetudine, dopo che avremo speso ore e ore di spensierato divertimento. E vi invito a continuare a seguirci se volete vedere i prossimi unbox, perché ne abbiamo parecchi. Da Dave è tutto e alla prossima. Ciao! Joypad! Woohoo!